Buongiorno e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Un gruppo di sostenitori del presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto irruzione negli edifici del Parlamento americano mentre era in corso la seduta per la proclamazione ufficiale della vittoria di Joe Biden alle ultime presidenziali. Complice il clima di sospetti di brogli alimentato dal presidente uscente, finora mai certificati, si è scatenata una guerriglia all'interno delle stanze del potere americano. La sessione parlamentare è stata sospesa, ci sono stati degli scontri con la polizia e anche dei oltre che quattro morti nell'assalto. Sono stati 52 a fine serata gli arresti a Washington, di cui 27 a Capitol Hill. Trump durante l'attacco ha continuato ad alzare il fuoco, pur invitando i suoi sostenitori a ritornare a casa. Mike Pence, vice di Trump, ha invece detto: "Non avete vinto, la violenza non vince mai". E passiamo all'Italia. Da oggi in zona gialla rinforzata, riapertura delle scuole in presenza ma solo per i più piccoli, materne, elementari e medie, tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti dei superiori riprenderanno con la didattica a distanza, solo in Alto Adige si va in aula. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque, ma fino alle ore 18, poi è consentito solo l'asporto fino alle 22 a domicilio, tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali, nei weekend con le regole della zona arancione. E dunque spostamenti limitati all'interno del comune in cui ci si trova con le consuete deroghe. Per il trascorso delle festività natalizie in un'altra regione sarà comunque consentito ritornare a casa. Sabato lezioni in presenza per le scuole che non osservano la settimana corta, solo per materne, elementari e medie, tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Ultimo giorno di didattica a distanza per i superiori, i ragazzi torneranno poi in aula dal lunedì al 50%, tranne che in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Campania, Calabria e Molise. Quindi nel fine settimana sempre chiusi bar e ristoranti, tranne che per asporto e domicilio, chiusi i negozi, tranne alimentari e generi di prima necessità. Numeri ancora alti sui contagi da coronavirus in Italia, così come conferma l'unità di crisi della Protezione Civile in sincrono con i dati del Ministero della Salute. Si registrano 548 vittime nelle ultime 24 ore in Italia e 20.331 nuovi positivi, al fronte di più di 178.000 tamponi effettuati. Il tasso di incidenza è all'11,38%, quindi resta stabile secondo gli ultimi giorni. Calano di 225 unità i ricoveri con sintomi, aumentano di 2 quelli in terapia intensiva. Dopo l'autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco, domani si riunirà anche l'AIFA. Speranza è un passo avanti, ma la sfida è ancora dura. Il bollettino dell'unità di crisi invece regionale della Protezione Civile cita che i positivi dal coronavirus in Campania sono 1.366 su 17.212 tamponi effettuati. Ci sono 19 deceduti, di cui 5 nelle ultime 48 ore, 14 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. 1.364 sono i guariti dall'ultimo bollettino. I posti in terapia intensiva occupati nella regione Campania sono 99 su 656 disponibili, mentre quelli nei reparti Covid sono 1.362 su 3.160 disponibili. E passiamo alla Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro estratto ieri è stato venduto a Pesaro, il secondo da 2 milioni a Prizzi in provincia di Palermo, il terzo premio da 1 milione di euro è stato venduto a San Gallicano nel Lazio in provincia di Roma, il quarto premio da 500 mila euro in Campania, venduto ad Altavilla Irpina in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250 mila euro è stato venduto a Cavarzere in provincia di Venezia. Estratti anche 20 premi di consolazione da 50.000 euro e 100 premi di consolazione da 25.000. Dall'oggi al domani, per gli 81 operai della Mediblu di Castellammare non c'è più futuro. È una fabbrica in attivo che senza nessun preavviso da parte della proprietà sbarra i cancelli ai suoi volontari. La volontà è quella di spostare la produzione in Piemonte, prendere o lasciare. Da 20 giorni gli operai presidiano i cancelli della fabbrica per difendere il loro posto di lavoro e i loro diritti. Anche oggi, cioè ieri, festa dell'Epifania, giorno consacrato alla famiglia, sono in strada sotto la pioggia, ha spiegato il consigliere regionale d'Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. E noi con loro, per ribadire che non assisteremo al depauperamento delle attività produttive in Campania, non ci vanno a genere i comportamenti indegni e le mentalità di alcuni imprenditori del nord che utilizzano il sud come sputacchiera sociale ed economica. Noi continueremo a stare a fianco dei lavoratori della Merit Bulloni perché è una battaglia di dignità sacra per i lavoratori del nord quanto quelli del sud, ha concluso poi Borrelli, coadiuvato da Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verdi, ed Elena Marini, esponente di Europa Verde di Castellammare di Stabia, che hanno passato
la giornata dell'Epifania al presidio degli operai fuori dai cancelli della fabbrica. Aumentano ancora i contagi di coronavirus in provincia di Caserta. Secondo il report dell'ASL di Terra di Lavoro sono 208 i nuovi positivi su 1740 tamponi analizzati per una percentuale di incidenza dell'11,9%. Sono altre 6 le vittime, più precisamente ad Arienzo, Aversa, Castelvolturno, Lusciano, Sant'Arpino e Trentola Lucente. I guarenti invece sono 223, con gli attuali positivi che diminuiscono di 21 unità e che raggiungono quota 4077. Sono stati consegnati ieri mattina i bimbi del reparto di pediatria dell'ospedale di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, i doni del Club Campano 4x4 Adventure, organizzazione sempre attenta alle emergenze sociali del territorio e protagonista di iniziative puntuali ed analoghe in tutta la provincia. Oltre ai giocattoli e doni graditi ai bambini e alle loro famiglie, il club ha consegnato anche dei kit composti da sfigmomanometri digitali, dispositivi medicine nasale ed altro materiale di utilità pediatrica. Il tutto si è svolto nel rispetto di tutte le norme e precauzioni in maniera di anti-Covid, alla presenza del personale medico ed infermieristico, dirigenti e volontari. Abbiamo scelto di regalare un pizzico di felicità ai bambini meno fortunati, costretti tra quattro mura dell'ospedale, ha spiegato Carlo Russo, il presidente del club 4x4 Adventure, e lo abbiamo fatto in un giorno reso ancora più simbolico dall'emergenza coronavirus. Come logico, non abbiamo incontrato direttamente i bimbi né le loro famiglie, ma l'accoglienza che abbiamo ricevuto e l'emozione di fare del bene ci ha commossi tutti. È solo l'inizio, saremo presenti a molte prossime iniziative, alcune come questa organizzate da noi e in altre in appoggio ad altre associazioni ed organizzazioni. E chiudiamo con lo sport, tantissime occasioni buttate, un solo gol fatto, vi sbaglia, paga, sconfitta per 2-1 del Napoli ieri al Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Pomeriggio no per la squadra di mister Gattuso, che con oltre 20 tiri in porta nella sfida contro i Liguri non è riuscita a portare a casa i 3 punti che avrebbero permesso ai partenopei di accorciare sia sul Milan che sull'Inter, sconfitte rispettivamente da Juventus e Sampdoria. Nel post gara il mister Gennaro Gattuso ha detto: è da tempo che ci portiamo questo problema, siamo la prima squadra in Europa per numero di tiri in porta, noi accettiamo che possiamo prendere l'1-1 e compromettiamo le partite con il nervosismo. È stata una partita di grande qualità, ma sotto porta serve cattiveria. Quest'anno stiamo buttando delle partite incredibili. Intanto vittoria per 2-1 del Benevento a Cagliari, con il gol nel primo tempo di Joao Pedro per i padroni di casa, e il pareggio e il consecutivo vantaggio delle streghe al 40esimo e al 41esimo minuto, sempre del primo tempo, con Tuia e Marco Sa. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'informazione di Teleprima continuerà alle ore 13:30. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.